Ragazzi, oggi ho pescato qualcosa. Sono andato a pesca, papà. Sono andato a pesca? Cosa hai pescato? In realtà devo ringraziare Giochi Preziosi che ci ha fatto pescare. Le Glimis Aquarius. Sì, sono quelle nuovissime, ragazzi. Questo è il Glimquarius, ragazzi. Ti piace quella rosa, Mati? Ma guarda caso. Anche il piccolo quella blu. Ah, Nicolò quella blu, dici? E io due, allora. Rosa e blu. Guarda che capelli vaporosi. Hai visto? Perché sì. L'effetto acqua. Esatto. E poi nei capelli si nasconde. Si nasconde, Mati, nei capelli il trucco acquoso, ragazzi. Perché? Eh sì, perché proprio mettendole nell'acqua, le Glimis Aquaria si illuminano. Apriamo. Ragazzi, vi servono delle forbici? Sì. Eccole qua, alla mamma. Da quali cominciamo? Di quella. Il Glimquarius, ragazzi. Nel Glimquarius ci sono le Glimis speciali, perché 8 sono la collezione base e poi ce ne sono 9 esclusive. Lì dentro c'è una Glimis esclusiva. Wow! Mi piace! Oh, questo è il Glimquarius. Questo ha forma di conchiglia. Con due immagini. Ah, fa da sfondo questo? Non c'è l'acqua. E quindi è vero, Mati, non c'è l'acqua dentro, ma noi ce la mettiamo. La voglio mettere? Allora, quello con quella specie di cactus marino, con le stelline, quello con le stelline. Perché le Glimmi sono stelline che sono cadute in mare, mandate dalla luna per salvare i loro amici acquatici del mare. Guarda, è trasparente anche sotto il Glimquarius. Nicolò, ti vedo. C'era il booklet con tutte le Glimmis, ragazzi? Sì. Così vediamo come si chiama questa Glimmis e poi vado a prendere l'acqua. Cerchiamo la Glimmis. Vediamo, trovata, Matti? È quella lì? Come si chiama questa? Questa si chiama Abby. È Abby questa Glimmis. Eh sì. La codina, Matti, è una sirenetta ed è tutta glitterosa, mamma, hai visto? Eh sì. Che bella. Ti piace? Sono contento che ti piace, Matti. Le vaschette si possono attaccare una con l'altra. Ah, è vero, quindi se tu hai più Glimquarius che sono trasparenti anche sotto. Qua, ragazzi, c'è voglia di mettere l'acqua, eh. Matti, vado a prendere l'acqua. Acqua, ragazzi, e poi apriamo le altre. Arrivo, eh. Ecco l'acqua, ragazzi. Oh, bravo. Eccoci qua. Wow. Insieme mettiamo la Glimmis nel Glimquarius e vediamo. Si è accesa. Si è accesa. Che magia, hai Matti! Visto, Matti, che si è accesa? È vero, nell'acqua sembra anche più grande perché la ingrandisce. Si riempie proprio. Si riempie, sì. I suoi capelli raccolgono l'acqua. No, qua il corpicino raccoglie l'acqua. Anche il corpicino? Il corpo raccoglie. Ma è pieno di fessure, visto, da cui passa l'acqua, sì. Vero? È lì il trucco acquatico, allora. Ah, belli, col corpo sta ancora illuminata, come la teneva Nicolò. Eh sì, perché... E poi appena esce tutta l'acqua la sgoccioli proprio. E lei si spegne. Proprio le altre? Sì, adesso apriamo le altre. Puoi farci anche il bagnetto con le Glimmis, Matti, adesso? Sì? Sì, certo. Sì, tutti assieme. Chissà che bello. Adesso apriamo le altre Glimmis. Guarda, eccole qua. Ci sono tutte le. Questa è Abissia. Questa è Abissia che state aprendo. È la mia preferita. Ti piace? È blu questa. Ha un vestito molto chic Abissia, bella, ragazzi. Bella, blu. Ed è subito in acqua anche lei. Wow. Questa è la vasca pluri. Questa è la vasca pluridecorata. Eccola qua, per Abissia. Sì, ci stanno tutte e due. Faccio il giretto. Ta-ta-ta-ta. Guarda, ti danno tutti Amiche, sì. Venite. Splash, fanno il tuffo, Matti? Sì, anche quelle. Ho visto. E Abissia che animale è, ragazzi, del mare? Sirena. Ah, una sirena anche lei? Sì. Ah, sono due sirene. Come quelle. Esatto, come Abby. Ah, sei riuscito a mettere lo sfondo anche lì, Nicolò. E si è appiccicato con l'acqua. Splash, la cosa più bella qua è fare splash. Direi di sì proprio. Pensa che c'è un set, mamma, anche dedicato proprio anche al tuffo proprio. Si chiama splash proprio, sì, wow. Sì. Noi lo stiamo già inventando. Sì. Che è un trampolino. È una specie di trampolino che fa quello che hai fatto a tumba, il tuffo così. Splash. Io prima che l'acqua finisca, no Ale, cosa dici? Finisca. Andai ad aprire le altre due. Qui abbiamo Fiscia e Marine. Anche loro hanno delle acconciature fantastiche marine. Stare sotto l'acqua, devo dire, dona i capelli, Ale. Sì. Ti piacciono, Matti? Questa è fucsia e ti piace, lo so. Questa che animale è, Nicola? Un cavalluccio marino. Bravo, un cavalluccio marino. Cos'è questo, Che delizia. Una sirena.
E anche lei è una sirena. Abbiamo tre cugine sirene. Vediamo, e un cavalluccio. Il cavalluccio anche lui tutto glitterato e anche i pua sulla coda. Vado tutti assieme. Tutti assieme. Tiriamo l'acqua. Prima di accendere la luce del bagno, guardate che spettacolo al buio. È un acquario luminoso praticamente. Che bello. Andiamo, sì, andiamo. Accendiamo la luce. Dai, Matti, vai. Cascata sul lavandino, vai. Olè. È luminosa l'acqua. L'acqua anche luminosa. Guardate. Dai, è vero. Noi abbiamo lo scivolo naturale. L'acqua intorno ad Abissia sembra tutta azzurra. In coppia con Marine fanno un bel azzurro di acqua proprio. Prova a mettere il dito vicino a quelle azzurre, Nicolò, a quelle blu. Ah, anche tu ti stai colorando. Guarda quelle mie, fanno il tuffo. Fanno il tuffo, Mati, le tue. Giochi Preziosi ci ha anche mandato una bella letterina con le caratteristiche delle Glimmis Aquaria. Abissia, che è la sirena, quella blu, sì, è molto vanitosa e dedica molto tempo al suo aspetto. Ama pettinarsi e acconciare la sua lunga e folta chioma blu, riconoscibile a metri guarda di distanza. L'acqua, guarda. Sorride spesso perché sostiene che il sorriso è l'accessorio più glamour che si possa indossare. È vero. Fiscia, il cavalluccio, è il cavalluccio marino fucsia. Sì, qua. Lei è la più dolce tra le Glimmis e anche la più sensibile. Ha uno spiccato senso del dovere verso la missione di salvaguardare la fauna marina ed è sempre in prima linea in qualsiasi situazione. Ama nuotare ore e ore in compagnia dei suoi amici cavallucci marini. Crede negli abbracci perché solo con l'amore è possibile superare ogni ostacolo. Marine, che è l'altra sirena azzurra, lei è la Glimmi più indaffarata di Aquaria ed è anche la più lunatica. È sempre in azione per tenere tutto sotto controllo e far sì che tutto fili liscio. È la sentinella delle Glimmis, quindi è la prima a sapere cosa accade e ad avvisare le altre. Non le sfugge proprio nulla. È di natura un po' diffidente, ma se conquisti la sua fiducia, sta pur certo che farà di tutto per aiutarti. Ed è questa qui, questa azzurra. Ragazzi, provo a chiudere la luce del bagno. Attenzione, 3, 2, 1, via! Ma wow. Sei già una nostra amica! Che spettacolo, ragazzi! Ti viene la gola di fare il bagno nell'acqua con le Glimmis, sale? Già. Avessimo una vasca, sarebbe da provare. Facciamo una storia! Vuoi fare una storia, Nicolò? Al buio? Sì, dai! Perché nel mare è buio. Giusto, nel mare profondo è buio. Facciamo una storia? Nel buio di terra sono i lupi. Il pesce lupo, allora, vuole rubare Glimquarius per farci la sua tana. Ma tutte le Glimmis, se uniscono le proprie luci, lo possono sconfiggere. Per finta è questo. E per finta è questo. Per finta è il terribile porta sapone. Eccolo lì. Oh no, allarme, allarme. Andiamo, è il lupo. Il lupo dell'acqua. Scappiamo, scappiamo. Ho occupato la nostra casa. Ci mettiamo tutte vicine. Tutte vicine. Eccole qua. Tutte intorno al lupo di mare. Ta-ta-ta. La forza delle stelline Glimmis. Scacciato via il mare, è stato scacciato in uno spruzzo d'acqua. Sta affondando, tutto riempito d'acqua. Brave Glimmis, il Glimquarius è ancora nostro. E sconfitto il lupo, è tornata la luce. Sì. Prima di vedere un'altra sorpresa arrivata nel mio retino, diamo un'occhiata alle Glimmis Aquaria da vicino, perché glimmano alla grandissima in acqua, ma sono anche delle grandi nuotatrici. Hanno il corpo forato, come dicevamo, per cui l'acqua arriva al sensore acquoso che percepisce l'acqua, ma hanno anche la testa forata, questa grande folta capigliatura acquatica che si riempie di acqua. Ovviamente vediamo uscire proprio le bollicine, vediamo adesso con Marine quando la immergiamo in acqua, e sono particolarmente equilibrate in acqua. Vedete come nuotano leggiadre leggiate in acqua, proprio seguendo lentamente il movimento della corrente. Su un contenitore trasparente brillano veramente in maniera molto molto ovviamente trasparente e lucida. All'interno del loro Glimquarius, che è tutto glitterato, l'atmosfera devo dire è molto molto più trasognata e trasognante, e stanno anche lì perfettamente in equilibrio. Anche se lo spazio è ridotto, loro riescono comunque a nuotare. E ragazzi, alla fine del video, occhio, perché con Matilde ci siamo inventati anche un giochino tutto bolle di sapone. Ragazzi, ho fatto una nuova pesca. Ma sei inventato un pescatore? Sì, questa volta ho pescato dolci preziosi, ragazzi. Ci sono arrivate queste calze dolci preziosi, una delle Glimmis. Le Glimmis. Wow. Che bella.
e una di Shimmer and Shine. Quindi Matilde, tu apri quella di Shimmer and Shine e Nicolò quella delle Glimmis. Stai già aprendo senza forbici, perché non ci dai le forbici? Ah, vi servono le forbici? Eccole ragazzi, forbici. Che poi queste calze sono LED, sono molto curioso di vedere come si illuminano. C'è un bottoncione con una sicura. Ah, che cosa tecnologica. Lingueta tirata. Hai visto qualcosa, Mati? Adesso tra un attimo sbirciamo. Niki è acceso, Niki è acceso. Si è accesa? Vediamo le lucine. C'è un interruttore proprio qua. Dai, c'è proprio che spettacolo. Ah, qui c'è proprio l'on e off. Vediamo che si accende anche quella di Shimmer and Shine. Sì. Shimmer and Shine. Hai visto? Ti accenderai. Vediamo spegnendo un po' di luci l'effetto. Ah, bello. Si illuminano anche i diademi di Shimmer and Shine. Eccoli qua. Mentre sulle Glimmy si illuminano gli occhietti. Gli occhietti, sì, i codini. Occhietti. Che belle. Io voglio vedere cosa c'è dentro. Direi di sì. Dai, Matilde, diamo un'occhiata. Dai, una mano. Cosa hai visto? Molte cose. Quante cose, Nicolò, che ci sono dentro. E anche una sorpresa. Dai, un bracciale di qua. Di Shimmer and Shine, un bracciale delle Glimmis di qua. E poi un sacco di caramelle, nel senso che è un sacco proprio. Ah, l'hai già indossato, Matti? Sì, sì. Vediamo che come bello, sta. Ci sono gli Shams di Shimmer and Shine. Sì. Cosa sbirci, Matti? Anche te una. Vediamo, sbircia, cerca. Ah, secondo me c'è un saccone come quello di Nicolò, Qua ci vuole un aiuto, mamma, perché c'è un saccone super. Vai, tira. Tira qua. Wow, lecca, caramelle. Lecca. Ah, ti piacciono le lecca, Matti? E papà un ciupa ciupa? Ce n'è? Grazie, amore. Per la mamma cosa c'è? Caramelle toffee al gusto liquirizio. Ecco, golosona. Anche un ciupa ciupa che ti dà Matilde. Ciupa ciupa gusto cola. Che sono diversi gusti, Questa è l'area, diciamo, di Shimmer and Shine. E questa è l'area dei Glimmis, quindi si trovano anche cose diverse. Oh, il gusto che piace a te, Mati, quello fragola. Quindi tu assaggi quello? Mm-hmm. Ok. Tutto. Tu quello alla coca, Nicky? Mm-hmm. Ok. Eccolo, Mati. Arriva la mamma. È arrivato il momento di assaggiare. Oh, com'è? Bene. Chi mi dà ad assaggiare un liquirone qua? Apri, Nicolò, mi ispira. Ecco, assaggia anche tu, Nicolò, un po' la mamma e un liquirone a me. Ok, grazie. Per me il liquirone sia molto buono. Vi vedo molto concentrati, ragazzi. Sì, tu hai la voce un po' pastosa. Lo so. Questo video goloso, acquoso, vi è piaciuto? Sì. Direi di sì. A me mi è piaciuto. Sono contento. Ragazzi, se anche a voi vi è piaciuto, potete mettere un pollicione. Sì. E noi ci vediamo al prossimo video qui su GBR. Ciao. Ma dove sono finite le Glimmis, Mati? Lì sotto. Sono lì sotto. Sotto un letto di bollicine. Prova a cercarle. Allora, vediamo. Ci sono queste Glimmis? Vedo un po' di luci. Ecco, trovata. Questa è Fiscia. E adesso non l'abbiamo per bene. Eccola qua. Eccola. Bene. Una, due, tre. Insomma, ragazzi, con un po' di sapone, un po' di bollicine, si può fare anche il nascondino delle Glimmis e farsi aiutare delle luci per ritrovarle. Esatto, Mati, sono proprio lì dentro. Andiamo a cercare adesso? Sì. Vai a cercarle, forza. Ricerca delle Glimmis, dove sono? Dove sono le Glimmis? Vediamo. Sì, ne hai trovata una. Cerca. Sono un po' scivolose queste Glimmis. Ho visto Abyssia, poi ho visto Abby, poi ho visto Fiscia, poi ho visto di nuovo Abyssia. Come nuotano veloci. Prova a spegnere la luce, vediamo con le bolle che effetto fa. Vai con la luce. Vediamo. Wow, che bello. È proprio magico. Cerchiamo. Wow, guarda che bello effetto con la schiuma. Che bello! Wow! Hai la schiuma colorata, Mati? Tutto accendiamo la luce. Vai, accende la luce, sì. Ti lavi le manine. Che brava! Asciughi. E vai, accende la lucetta. Che bello giocare con l'acqua! Ti piace giocare con l'acqua, Queste Glimmis sono proprio geniali. Con l'acqua dei Glimmis. Puoi giocare ancora, Mati? Sì. Sì, sono proprio carine, Guarda, hai trovato. Che bello, hai trovato Abby? Abby è proprio carina, Abby.
è proprio che tanto. Ti piace tanto, sei la tua preferita, rosa? Sì. Sì, vuole cose rosa, Matti. Le cose rosa mi piacciono. Ti piacciono tanto, sì.